E che fai a fatto? Voglio fare cena. E se lamentava perché mia madre gli aveva dato questo posto. La mia nonna materna, poveraccia, era nata su un contesto povero. Era rimasta, diciamo, vedova e con tre, diciamo, bambini, tra cui mia madre, da spamare. Quando abitavano, prima, diciamo, come si dice, della guerra, la mattonata, che era un quartiere povero, poi anche abbastanza malfamato, d'accordo? Questa situazione, quindi, c'è sempre stata nella nostra società ed è sempre stata occasione di conflitto, di conflittualità, no? Quello della bacchetta, quello che aveva spezzato la bacchetta a scuola. Francesco, a scuola volevo fare due cose. No, come il maestro usava i tempi la funzione corporale, ma pensate che presi il materiale di tutti, che volta come la sono numeri, no, ma non è la sera, ma non è. Io ne so quando la presa, l'ho presa a tutti, no, vogliamo fare una cosa, la bacchetta era stata, diciamo, messa, ecco qui che c'era la bacchetta, la bacchetta, qui tempo, te raccolto. E non so che si chiamasse così, no? E c'era la bacchetta di un signore, la bacchetta di un signore, e preso sta bacchetta, arriva, diciamo, no, classe, la novella, che adesso, diciamo, felicemente sposato da suo moglie, che diciamo, è anche da suo moglie, diciamo, diciamo, professore di commercialista ed è stato anche presidente dell'associazione commerciale di Alta Valle del Tempio. E se è, ma e l'avete combinata bene, disse a me e a quest'altro, ma perché? E sentirà il maestro quando diciamo le cose che avete fatto, vai. Il maestro è in classe per prendere, diciamo, la pacchetta, e ci dice, ragazzi, la pacchetta è andata a finire nel cestino. Lì si è messo, diciamo, a urlare, si è messo solamente a dire, aveva capito, da quel giorno, dice, sì, questa diciamo che ci sa, il maestro non usò più la pacchetta. No, sessione corporale, sempre che dice, no, l'altro invece aveva speso il coraggio, il dramma nazionale, no, quello che potrebbe cominciare a fare, non c'è la no, e la cosa, diciamo, che dice, come si fa a ragionare con te? È impossibile. Diciamo un personaggio, diciamo, fondamentale della montagna, se si può. Un giorno che diciamo io in Moscow, sono arrivati lassù, no? E io entro dentro e mi disse in Moscow ci sono i bambini vestiti da cretini. In effetti, diciamo che. In effetti anche in un bel mezzo. E io ne ho parlato, diciamo, di questa classe che stavo. E abbiamo saputo che tu hai parenti che hanno frequentato Moscava. E sappiamo anche che in questa scuola ci sono chi frequenta, diciamo, Moscava. Attenzione! I parenti si prendono, come si dice, in crediti formativi. Gruppo scout a Genova. C'è qualche esempio. Forse lei, signorina, diciamo... Non lo spedente! C'è il manuale che mi sono rimandato!